Il sindaco torna ad essere insomma fruibile via Sant'Antonio e degli scavi che cosa ne sarà? Intanto ecco, è importante l'aspetto della fruibilità. Fruibilità all'esito di questo intervento di rigenerazione urbana che oggi forse a conclusione del cantiere dimostra e sviluppa tutta la sua potenzialità, perché si è trattata di una vera e propria trasformazione urbana, perché da via noi abbiamo oggi di fatto una piazza, un largo che deve essere sviluppato in tutte le sue potenzialità, non solo con gli arredi pubblici e delle attività che ovviamente hanno anche il dovere nello svolgere l'attività commerciale di ulteriormente riqualificare questo spazio, ma diventa anche un luogo al servizio non solo della chiesa ma di uno spazio che collega due aree importanti della nostra città, da destinare anche ad attività culturali, iniziative. E questo ovviamente ci rende orgogliosi, anche perché si è trattato di un intervento che abbiamo effettuato tutto con risorse comunali, risorse che si sono raddoppiate nel corso del tempo proprio perché i ritrovamenti che ci sono stati hanno determinato intanto un ulteriore onere da parte del comune dal punto di vista economico, ma lo abbiamo fatto convintamente proprio per garantire la cura e lo studio anche dei mosaici d'intesa con la sovrintendenza. Abbiamo poi aggiunto altre risorse e oggi arriviamo a completare quest'opera. Per quanto riguarda appunto la fruibilità dei mosaici, la sovrintendenza ha dato indicazioni chiare sulla conservazione e tutela, quindi nell'ottica di una chiusura, ovviamente nelle more di un'individuazione di un progetto che noi abbiamo fortemente indicato come volontà alla sovrintendenza, e d'intesa con la sovrintendenza stiamo lavorando proprio ad un progetto che ci consentirà di reintervenire limitatamente all'area dei mosaici nei prossimi mesi per poter recuperare quella fruibilità che oggi comunque sarà garantita in termini di conoscenza attraverso l'apposizione di una cartellonistica culturale e turistica dedicata che avverrà nei prossimi giorni, dove verrà riportato tutto ciò che è successo e tutto ciò che è stato ritrovato appunto qui su via Piazza Sant'Antonio, la possiamo anche chiamare così in forma diversa, perché comunque lo studio che è stato effettuato ha già garantito un incremento della conoscenza della storia della nostra città. La sovrintendenza stessa ha fatto capire insomma che per questo progetto però serviranno dei fondi specifici. Fondi specifici, tante risorse, anche perché non si possono commettere gli errori che si sono commessi in passato. Non dimentichiamo che ci sono state altre situazioni in città in cui è stato tentato di garantire una fruibilità attraverso delle forme che si sono rivelate totalmente fallimentari e poi hanno costretto a tornare indietro. Allora in questo caso, piuttosto che fare delle scelte approssimative, errate, eccessivamente diciamo così, dettate dalla fretta, dobbiamo fare un lavoro adeguato, d'intesa con la sovrintendenza, con risorse necessarie. Intanto oggi restituiamo in tutta la sua bellezza potenziata e incrementata uno spazio che, se chiudiamo gli occhi e pensiamo a com'era un anno fa, è ovviamente decisamente riconoscibile in senso positivo.